Anche gli ultimi sono stati giorni concitati per la Virtus Lanciano. La vittoria thriller col Modena, lo stop alla trattativa con Stefano Bisogno, il deferimento per il mancato pagamento di ritenute e contributi entro metà dicembre, il punto di penalizzazione inflitto per il precedente deferimento e che va ad aggiungersi all'altro punto legato al mancato pagamento, nei termini previsti, dell'IVA del 2012. Se a ciò aggiungiamo la rivoluzione tecnica di gennaio con la squadra in buona parte rifatta e svecchiata e l'avvento in panchina di Maragliulo per D'Aversa, si capisce quanto questo mese e mezzo appena consumato del 2016 sia stato movimentato in casa Virtus. In tutto questo bailam, la buona notizia è che sul campo la squadra, tranne che per la giornataccia contro il Trapani, ha non solo risposto presente, ma ha fatto risultati che la fanno restare in linea di galleggiamento per il discorso salvezza, anche se all'orizzonte si staglia un terzo punto di penalizzazione. Ma l'entusiasmo e in certi casi l'incoscienza e la voglia di emergere dei tanti giovani può essere determinante. Le prodezze di Bonazzoli e di Francesco, la ritrovata verve di un asso della cadetteria come Guido Marilungo, la crescita di Rigione e Boldor, la classe di Vitale, sono alcuni dei fattori, oltre anche alla buona sorte contro il Modena, che hanno aiutato primo Maragliulo, che nelle sue prime due partite ha fatto il pieno. Nelle prossime settimane il campo tornerà ad avere la priorità assoluta nelle attenzioni di una piazza agitata da fuga di giocatori e presunte cessioni societarie. La sfida per la salvezza ripartirà dalla difficile partita di La Spezia contro una squadra che si sta ritrovando. Sarà la partita di Antonio Piccolo, il grande ex che a fine 2015 ha salutato Lanciano e che dopo aver superato un infortunio ora ha un ruolo da protagonista nel 4-3-3 di Mimmo Di Carlo. Probabile presenza da titolare anche per l'altro ex, il difensore Filippo De Col. Mancheranno gli squalificati Misic e soprattutto Calaiò, andato in gol due volte col Livorno domenica scorsa. Maragliulo sta lavorando con tutti gli effettivi a disposizione e avrà l'imbarazzo della scelta. La squadra si allenerà domani mattina a San Buceto e partirà subito dopo alla volta della Liguria.